mail aziendale controllata dai datori di lavoro che sono anche autorizzati a licenziare i dipendenti in caso di uso a fini personali. È questa la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, diffusa tra gli altri anche da Repubblica.it, secondo la quale il controllo degli account aziendali e il licenziamento, se l'uso è privato, non viola la privacy dei lavoratori. Cosa ne pensa, d'accordo oppure no? Certo, mi sembra logico. D'altro canto, se non si vuole incorrere in penalità, basta non farlo. Mi sembra ovvio. Non crede che rappresenti una violazione della privacy comunque? No, non credo. Per quale motivo un dipendente deve utilizzare per questioni personali, private, degli strumenti aziendali? Mi sembra improprio. Quindi utilizzo solo per fini lavorativi? Certo, d'altro canto gli strumenti aziendali servono per fini lavorativi. E licenziamento giustificato quindi? Certo, uno deve capire che ci sono delle responsabilità e quindi chi viola dei principi ne sopporta le conseguenze. Lavorando anch'io io posso capire le esigenze e necessità di, sia da parte del datore di lavoro ma sia anche dei dipendenti. Insomma, bisognerebbe sempre cercare di non sfociare troppo nel... nell'abuso forse di questi account aziendali. Esatto, nell'abuso e ci vorrebbe comunque sempre un buon senso da parte di tutte e due le parti, ecco. Se tu fossi stato al posto della Corte Costituzionale cosa avresti deciso? So che è difficile però. Senz'altro al lavoro, nel periodo lavorativo uno, insomma, salvo necessità secondo me, la mail se la deve guardare a casa sua, quindi appunto salvo necessità mail, telefono. E utilizzarla per fini privati quindi è sbagliato? Sì, secondo me sì. A tal punto da licenziare le persone? Bisogna vedere la gravità dei fatti, secondo me, dipende da quello. Questo è uno di quei casi in cui dire bianco o nero è difficile, anche perché bianco o nero non lo direi mai. È una domanda da grigio, nel senso che direi che se le email sono ad uso personale e non violano la legge, nel senso che chiaramente non si parla di corruzione o cose che violano la legge in modo diverso, il licenziamento dovrebbe essere lasciato a buon senso. È difficile dire sì o no. In linea di massima penso che a un primo controllo il licenziamento sia decisamente spropositato. Io direi che ci potrebbe essere una lettera di richiamo e se la cosa persiste si può passare fino anche ad arrivare alle estreme conseguenze, ma non certamente perché il datore di lavoro vede una semplice email passare direttamente a un licenziamento così, in tronco, mi sembra troppo. Sì, in questo caso c'era questo signore rumeno che è stato licenziato dalla propria azienda perché aveva scritto alla fidanzata e ai parenti, quindi lei dice è esagerato. Sì, secondo me sì.